Amici, benvenuti e buona giornata. Oggi giovedì 14 settembre, puntata numero 77 dell'edicola del Trap. Dunque, stiamo andando verso le 100 puntate, anche se siamo abbastanza lontani ancora. Io vi ringrazio anche per qualche messaggio di incoraggiamento che mi è giunto e che fa sempre piacere perché chiaramente dimostra attenzione e considerazione rispetto a questo nuovo sistema di comunicazione. Alcuni mi chiedono di mettere più volte il numero di WhatsApp. Io ve lo ripropongo anche adesso in modo tale che possiate comunicare sia per messaggio sia per quello che riguarda video o segnalazioni. Vi devo anche dire che ho ricevuto un WhatsApp simpatico da una persona che non ho il piacere di conoscere e che abita vicino Bologna. Ecco, una persona che mi segnala, dice, però dice, mi sembra che la vostra attenzione sia fondamentalmente centrata su un territorio marchigiano. Ecco, questo forse è un po' un limite mentale che riconosco perché vengo da una storia ovviamente regionale, mentre questo mezzo si rivolge praticamente a tutto il mondo. Cercheremo di ampliare allora il nostro interesse, tenendo però ovviamente l'occhio sul territorio di provenienza e su quello che succede qui in casa nostra. Del resto, e lo riprenderemo presto, abbiamo anche aperto ai marchigiani all'estero con collegamenti in Argentina e in Brasile e riprenderemo presto, così come presto avremo nuove rubriche, come vi avevo accennato. Dunque, oggi siamo alla puntata numero 77 che, come sempre, si apre però con il meteo per vedere se ci sono novità e ce ne sono. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, il tempo sull'Italia sarà ancora dominato da un flusso di correnti oceaniche che interessano soprattutto il centro-nord, portando un incremento della nuvolosità e anche condizioni di instabilità, specie nella seconda parte del giorno sulle regioni settentrionali. Iniziamo partendo dalla grafica della nuvolosità che ci mostra come inizio giornata. Il contesto sarà piuttosto nuvoloso su gran parte del centro, con anche qualche goccia di pioggia non esclusa. Ma poi sarà durante le ore pomeridiane e serali che l'instabilità andrà accentuandosi, soprattutto al nord, con il rischio per acquazzoni e temporali, come possiamo osservare dalla grafica delle precipitazioni, che vede infatti nel corso sul finire del giorno un aumento dell'instabilità proprio sulle regioni settentrionali. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta sull'Italia. Avremo un contesto che rimarrà per lo più soleggiato all'estremo sud e sulle isole maggiori, mentre un po' di nuvolosità al mattino insisterà sulle regioni del centro, con qualche goccia di pioggia non esclusa tra il Basso Lazio, l'Abruzzo, il Molise e la Campania. Poi dal pomeriggio aumenterà, come dicevo, l'instabilità sull'entroterra toscano e poi gran parte del nord, anche sulle zone di pianura, con il rischio per qualche acquazzone o temporale, poi soprattutto verso sera. Temperature che si mantengono su valori piuttosto elevati, anche se in leggero calo al nord. Per tutti i dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. E per ricordarvi che in chiusura avremo il meteo regionale, passiamo alla rassegna stampa, la rapida rassegna stampa della nostra edicola. Cominciamo con il Corriere della Sera che si occupa della nuova missione di Super Mario Draghi a livello europeo, poi la questione dell'assegno unico che potrebbe essere più alto a partire dal 2024 per il secondo figlio, ancora notizie sulla eredità di Berlusconi. Qui una notizia invece interessante: Caivano all'alba, nuova operazione delle forze dell'ordine. Continua questa sfida a volto aperto, a viso aperto tra lo Stato e la Camorra. Qui un'altra notizia sulla quale torneremo tra poco con la nostra El Criticator. Lampedusa scoppia: 7.000 migranti sull'isola. Pensione e cariche della polizia, la situazione si sta facendo davvero complicata. Qui ancora notizie sulla Russia e sull'Ucraina, e qui la notizia: Biden non dovrebbe candidarsi secondo un editoriale del Washington Post. E siamo alle notizie della Gazzetta dello Sport. Ora, dopo le due reti in nazionale, Frattesi, che nell'Inter ancora non è titolare, è già diventato l'eroe del giorno. E infatti, vedete, Inzaghi non cambia nel derby, niente Frattesi. E poi le notizie per quanto riguarda lo sport: non c'è niente di particolarmente rilevante se non
il brutto cappotto dell'Italia nella Coppa Davis, perso tutto quello che si poteva perdere, del resto senza il numero 1 e senza il numero 2 era abbastanza facile prevedere una situazione del genere, 3-0, e quindi per l'Italia si fa davvero difficile il cammino. Poi, per quanto riguarda il Corriere Adriatico, partiamo invece dalla prima pagina. L'hanno cercata per un anno, Brunella era sepolta in Puglia, ecco come è stata ritrovata. Ecco, questa è la notizia centrale, poi torniamo fra un attimo su questa notizia. Qui il killer di Sirolo minacciato chiede di uscire dal carcere, presentata l'istanza dall'avvocato, come se fosse uno che ammazza qualcuno deve uscire dal carcere, e mi pare abbastanza sconcertante. Qui ancora minacce agli agenti in questo mondo che ha perso un po' i punti di riferimento e soprattutto sembra ad alta percentuale di instabilità emotiva. E io tornerei subito però alla notizia del giorno, perché vale la pena un approfondimento. Ecco, Brunella Chiù è stata ritrovata, ma la storia è particolare. Intanto la certezza è arrivata ieri con il DNA. Esattamente, quasi esattamente a un anno dall'alluvione del 15 settembre. Ma forse vale la pena pensare a quello che è stata l'iter di questo ritrovamento, perché intanto dovete sapere che le indagini, diciamo così, la camera dei bottoni delle indagini sull'alluvione era passata da Ancona a Pescara. Perché in effetti era stata trovata un problema procedurale, perché alcuni possedimenti di magistrati di Ancona erano stati danneggiati dall'alluvione, e allora si è passata l'inchiesta a Pescara. Ebbene, un procuratore di Pescara ha notato che nell'ultima alluvione al nord i detriti erano stati trovati alle Tremiti, e quindi che ci fosse una corrente che portava alle Tremiti. Ha avuto allora l'intuizione di approfondire la questione, e si è ricordato di un ritrovamento di un cadavere alle Tremiti mesi fa, cadavere non identificato che era stato sepolto in una fossa. Ebbene, fatto il DNA, si è risaliti a Brunella Chiù, che finalmente la storia è finita purtroppo anche la speranza, ma era una speranza marginale, e almeno la famiglia ha il corpo. E ovviamente sul ritrovamento dalle Tremiti di Chiù anche l'ANSA ha la sua notizia centrale. Poi la scossa di terremoto, sempre qui, come vedete, al solito punto del, diciamo, sciame sismico che da qualche tempo interessa l'Adriatico, con scosse finora però di magnitudo relativamente bassa. Infine andiamo ancora a Today: calci, pugni e bottigliate davanti al mercato, due donne si stanno picchiando, continua, vi dicevo prima, l'instabilità emotiva e psicologica che sta dilagando. Chiamata sciocca alla polizia, adesso ammazzo il primo che mi passa davanti, e questo è il tentativo di uscire dal carcere di Fatah Mellul. Infine andiamo sulle cronache maceratesi, e io risalgo e vi faccio vedere alcune notizie. Ecco il ritrovamento di Brunella Chiù, la lite al centro direzionale, 47enne arrestata per rapina, qui un esibizionista, e scambio di materiale 8 con 13enne, patteggia un anno, e ancora una volta il discorso delle pene andrebbe rivisto. E poi quattro infortuni sul lavoro, questa è una notizia che già avevamo ieri, e quindi sicuramente è una notizia che abbiamo già trattato. Allora, io a questo punto direi di passare a quello che io chiamo l'almanacco del giorno. Ed eccoci qui a parlare di quello che accade il 14 settembre degli anni passati. Ebbene, il 14 settembre, o almeno questa si è definita la data, nel 1224, secondo quella che è la tradizione
diciamo così, dei ricercatori, è il giorno in cui Francesco d'Assisi riceve le stimmate sul Monte della Verna. Nel 1752 l'impero britannico adotta il calendario gregoriano, ma curiosità, saltando 11 giorni, si passa dal 2 settembre al 14 settembre per dei calcoli che avevano fatto all'epoca. Nel 1812 è il 14 settembre quando l'esercito russo dà fuoco a Mosca per impedire che Napoleone la catturi. Nel 1886, ecco pensate, 1886, il 14 settembre risulta il giorno in cui fu brevettato il nastro per la macchina da scrivere. Nel 1923, Miguel Primo de Rivera diventa dittatore della Spagna. E nel 1951, il 14 settembre, quando esce nelle sale cinematografiche Alice nel Paese delle Meraviglie. Nel 1953 Nikita Khrushchev è eletto primo segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Nel 1964 apertura del terzo ciclo del Concilio Vaticano II. Nel 1991, il 14 settembre, lo ricorderete, molti lo ricorderanno, quando fu danneggiato il David di Michelangelo Buonarroti. Ed infine è il 14 settembre del 2003, quando la Svezia adotta con un referendum, anzi respinge con un referendum l'inserimento nell'euro e quindi, come sapete, nella Svezia l'euro non c'è a seguito di questo referendum. E allora adesso io direi di passare all'argomento del giorno e cominciamo a parlarne con il nostro ospite. Nei giorni scorsi abbiamo parlato della giornata internazionale contro i sacchetti di plastica, ma sicuramente il problema plastica è un problema che ormai sta diventando drammatico. Per parlarne abbiamo collegato un amico, l'avvocato Tommaso Rossi, che è il delegato regionale del WWF Italia. Ecco, Tommaso, innanzitutto le cifre, le preoccupazioni e la situazione per quanto riguarda la plastica a livello internazionale fanno diventare la cosa un'emergenza vera e propria. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie Giancarlo per questa bella introduzione. Sì, è un problema molto grande quello delle plastiche, è un problema su cui molto poco spesso ci capita di riflettere. Il rischio ecologico cui si va incontro è un rischio molto molto grande. L'inquinamento da microplastiche, soprattutto in mare, crea degli scenari di qui a pochi anni, quindi rischiamo di arrivare al 2050 con dei detriti di plastica nei mari e negli oceani quadruplicati rispetto a quanti già sono oggi. E parliamo di migliaia e migliaia di quintali di microplastica. Addirittura lo studio effettuato dimostra che la plastica presente su tutto il pianeta è il doppio della biomassa totale di tutti gli animali terrestri e marini messi insieme. È una cosa veramente straordinariamente grave. Si stima che nell'Oceano Pacifico ci siano 11 miliardi di oggetti di plastica intrappolati nella barriera corallina. Tanto per dare qualche cifra, qualche numero, insomma. Ecco, tra l'altro, proprio nel Pacifico che tu nominavi, c'è un'isola di plastiche, chiamiamola isola, che, ed è un dato che mi ha veramente sorpreso, è grande 5 volte la Francia, cioè qualcosa che è inimmaginabile. Esattamente, e ti dirò di più, Giancarlo, un recente studio che è stato effettuato sulle foreste di mangrovie dell'isola di Giava in Indonesia ha dimostrato come alcune zone siano ricoperte dal 50% di plastica, con una densità di 27 oggetti di plastica per metro quadro. Questo sempre per dare dei numeri così un po' a random, per renderci conto di quanto l'impatto delle plastiche sia un impatto straordinariamente grave, che dovrebbe metterci tutti quanti in allarme e dovrebbe soprattutto
metterci tutti quanti dell'avviso che dobbiamo fare qualcosa, anche ciascuno nel nostro piccolo dobbiamo fare qualcosa. Questo Ecco. è un... Prego, prego. Certo, no, ecco, questo è il punto che volevo sottolineare. Da una parte c'è l'esigenza di un intervento che non so neanche quanto possibile, direi a livello internazionale, pensa soltanto cosa vorrebbe dire cercare di raccogliere quella plastica nell'Oceano Pacifico. Dall'altra però c'è anche l'esigenza di un comportamento individuale. Che cosa possiamo fare in pratica da domani? Esatto, Giancarlo, ti ringrazio per la domanda, perché spesso di fronte a questi problemi, macro problemi dell'ambiente, no, la reazione del singolo cittadino è sentirsi talmente impotente da dire, da quasi da giustificare, no, i propri comportamenti non virtuosi, autogiustificarsi e dire va bene, ma tanto io non posso fare nulla perché sono una piccola goccia nell'oceano. E se invece ciascuno di noi, che siamo piccole gocce nell'oceano, facesse qualcosa di più attento, più virtuoso, niente di straordinario, cioè non si chiede che qualcuno vada a raccogliere migliaia di chili di plastica in giro per il mondo, ma semplicemente dei propri comportamenti che prestino attenzione a queste cose, quantomeno per ridurre nel futuro l'impatto che noi produciamo. Noi ci siamo crogiolati, tra virgolette, in Italia, che è stato uno dei primi paesi europei che ha messo al bando nel 2006 l'utilizzo di plastica per portare a casa la spesa, no? Nei sacchetti della spesa, per esempio. Questo mi viene pensato. E quasi abbiamo cominciato a pensare di essere addirittura più virtuosi dell'Europa, che spesso tacciamo di essere troppo attenta e a volte rompiscatole, no? Alcuni l'accusano nei confronti dei temi che riguardano l'ambiente. Beh, quella cosa dei sacchetti di plastica è stata una sorta di presa in giro, perché noi abbiamo smesso di utilizzare i sacchetti di plastica, abbiamo iniziato a fare delle mega bustone di plastica, i shopper grossi che hanno sostituito il sacchetto di plastica, che quelle sono tutto meno che riciclabili, ma soprattutto, quel che è ancora peggio, è che tutta la frutta, la verdura, tutti gli imballi di un milione di cose che compriamo al supermercato sono di plastica. Tutta roba per cui basterebbe semplicemente non avere un imballo, perché per vendere le pesche al supermercato non serve un imballo di plastica come adesso viene fatto. Quello semplicemente perché dal punto di vista della produzione ha dei costi più bassi, dal punto di vista del trasporto, dal punto di vista della conservazione, è più vantaggioso che vendere per i produttori che venderle sfuse piuttosto che venderle come si faceva una volta nelle retine. E Certo. questo già, noi ci rendiamo conto, ciascuno di noi, che quotidianamente riempiamo sacchi e sacchi e sacchi, chi fa la raccolta differenziata, mi auguro ormai tutti, in una famiglia di due, tre, quattro persone raccogliamo ogni due o tre giorni una busta di plastica, che è una cosa Assolutamente. esagerata. Assolutamente vero. Bene, su queste parole io saluto Tommaso Rossi, ma torneremo a parlare con lui perché proprio sul piano delle piccole iniziative individuali vogliamo insistere, vogliamo sensibilizzare quanti ci seguono. Grazie Tommaso e allora a prestissimo. Grazie Giancarlo e grazie a voi ascoltatori. A presto. Il Criticador per una veloce considerazione. Vi faccio vedere alcuni titoli sulla questione di Germania e Francia che hanno deciso di chiudere al ricovero di molti di quei migranti che, tra l'altro, passano per l'Italia ma vogliono andare proprio in Francia e Germania.
Ecco, si tratta di una situazione davvero antipatica e purtroppo quello che è la solidarietà europea, quello che dovrebbe essere un problema e appare a tutti come tale un problema comune, beh, io direi che la risposta è veramente deludente, sia da un punto di vista collettivo europeo, sia da un punto di vista delle nazioni, soprattutto Francia e Germania. La Francia poi si pecca di essere una nazione dalla particolare accoglienza. Certo, è un problema di grandi proporzioni, destinato ad aumentare sempre di più. Ricorderete quando Giorgia Meloni era all'opposizione e parlava dei blocchi navali, oggi si trova a gestire, devo dire anche con responsabilità, questo flusso inevitabile, perché purtroppo quando una zona del territorio diventa inabitabile per mancanza di risorse, per questioni climatiche, per guerre, è inevitabile che i flussi siano di queste dimensioni. Ebbene, io credo che di fronte a questa emergenza totale da un punto di vista umanitario e sociale, le risposte non possano essere quella di Francia e Germania. Tutto qui mi sembra che sia una nota doverosa. E passiamo invece alle cose belle, nel senso che, come sapete, le Marche hanno un patrimonio culturale, paesaggistico davvero straordinario. E non è un caso che proprio le Marche abbiano prodotto, se così si può dire, fra virgolette, il nuovo presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici dell'Italia, che è Gerardo Villanacci, il professor Gerardo Villanacci, che vive nelle Marche, insegna nelle Marche alla Politecnica e insegna, è docente di diritto privato, editorialista del Corriere della Sera. E allora abbiamo pensato di collegarci con lui perché recentemente, l'altro giorno, c'è stata a Loreto una manifestazione importante in cui è intervenuto anche il ministro della Cultura Sangiuliano, era presente Villanacci, ma è stato un momento importante questo di Loreto. E allora lo chiediamo a Gerardo Villanacci. La manifestazione di Loreto, devo dire, è stato un bellissimo evento, come qualcuno ha avuto modo di verificare. Oltre al Ministro della Cultura, vi è stata la presenza importante della dottoressa Barbara Iatta, che è la direttrice dei Musei Vaticani, e nell'occasione dell'8 settembre ha assunto anche, possiamo dire formalmente, la carica di presidente del Centro Lottesco Loretano. È molto importante questo centro lottesco perché le opere più importanti del Lotto, di Lorenzo Lotto, sono per l'appunto detenute nel museo di Loreto ed è interessante andarlo a visitare. Ma al di là di questo interessante, diciamo, in questo interessante incarico, è anche utile chiarire che con la dottoressa Iatta si creerà un ulteriore maggiore contatto, collegamento tra Loreto, ma se posso dire più in generale tra la nostra regione, le Marche, i Musei Vaticani, che non c'è bisogno che lo ricordi, sono tra i più importanti musei al mondo in termini di presenze, il terzo museo più frequentato dopo quello di Louvre. Del Louvre e quello del Museum, del British Museum. Quindi stiamo parlando, insomma, delle super eccellenze. Ecco, questo Il qui è un tema di punto, Lo ti interrompo perché è un punto importante, perché forse uno dei ruoli fondamentali dell'organismo che presiedi, è quello di incrementare anche la frequentazione di tutti gli altri musei. Esattamente questo. Allora, qui entriamo, diciamo, in una più ampia questione che ovviamente è nazionale, ma se posso dire internazionale. A mio modo di vedere la situazione riprende un po' quello che più volte ha avuto modo di dire il nostro Presidente della Repubblica. Noi siamo francamente di fronte ad un nuovo rinascimento e così come è accaduto nel 300 fino al 500, l'innesco allora è stato dato
dall'Italia, anche questa volta l'Italia sta cominciando a vivere un ruolo di grande protagonista. Dico, per restare agli ultimi eventi, l'invito come ospite d'onore al Festival du Livre a Parigi, che vi è stato appunto nel mese di giugno, ma l'anno prossimo alla Bookmesse di Francoforte, ancora una volta l'Italia è chiamata come ospite d'onore. Quindi parliamo delle manifestazioni, tra le manifestazioni più importanti in Europa, e in queste manifestazioni il nostro paese è in prima fila, anzi è promotore in un certo qual modo dello sviluppo culturale europeo. Comunque, risorse importanti, voglio dire infinite. L'Italia non a caso, sotto il profilo dei beni culturali e paesaggistici, credo forse non abbia uguali al mondo. Una grande responsabilità anche per voi. Esattamente così. Intanto bisogna dire due cose che provo a sintetizzare. Per la prima volta vi è una dotazione finanziaria al Ministero della Cultura, oltre 4 miliardi di euro riconosciuti dal PNRR. Mai successo. Quindi è un bel momento. Però voglio anche aggiungere che non bastano le risorse. Le risorse sono fondamentali, importanti, tanto più lo sono in questo momento storico, che è un momento che segue ad un altro, diciamo, momento che è durato tanto tempo, quello della regressione. A partire dal 2008 in particolare, potremmo andare anche dietro, ma a partire dal 2008 in particolare, cioè dal momento in cui convenzionalmente si è stabilito che sia entrata la più grossa crisi economica finanziaria a livello mondiale, le risorse per la cultura si sono sempre ridimensionate. Siamo arrivati al punto più basso nel quale il nostro paese era posizionato veramente nei bassi fondi delle graduatorie europee. Eravamo il penultimo in termini di investimento per la cultura dopo la Grecia. Ecco, c'è un'inversione di tendenza oggi che ovviamente io apprezzo molto e credo quindi che accanto alle risorse noi dobbiamo implementare ogni iniziativa di tipo culturale attraverso dei collegamenti che si stanno appunto attuando. Per esempio, penso ad una maggiore presenza di corsi universitari, di insegnamenti universitari in queste materie, considerando quello che possono poi dare in termini anche occupazionali queste possibilità. E poi, insomma, noi viviamo in una regione straordinaria con una potenzialità incredibile. Io mi limito soltanto a ricordare, direi a me stesso, come usa dire, che nella nostra regione abbiamo due siti UNESCO, che è una cosa importante, e solo per parlare di teatri, 113 teatri, dei quali il 60% sono teatri storici, cioè realizzati dal 1600 al 1930. Solo questo è un patrimonio straordinario. Bene, grazie allora a Gerardo Villanacci, che a questo punto sentiremo, scomoderemo ancora per tutte quelle che saranno le iniziative, le proposte che poi riguarderanno non solo il territorio regionale, ma anche tutta la nostra regione. Ancora due rapidi collegamenti prima di chiudere con il meteo regionale. Abbiamo seguito nei giorni scorsi il cammino del collega e amico Vincenzo Varagona verso Santiago de Compostela e allora ci colleghiamo con lui perché è arrivato. Caro TG Trap, siamo alle porte di Santiago dopo 255 km, mancano sostanzialmente 5 all'arrivo e siamo molto soddisfatti. Adesso, tra poco, manderemo le immagini dell'arrivo alla Cattedrale di Santiago. Caro TG Trap, questa è la strada attraverso la quale si intravede la guida della Cattedrale di Santiago. Ancora pochi minuti. Yep. And then,
Qui vedete l'arrivo al Santiago de Compostela e avremo modo di sentire poi Vincenzo Baragona in diretta tra domani o lunedì al suo rientro. Ritorniamo allora in studio perché prima di concludere io so, conosco la vostra sensibilità rispetto alle storie degli animali e questa volta ve ne voglio proporre una dal sapore dolce amaro. È la storia di una cagnolina che si chiama Viola e una nostra ascoltatrice, un'amica, Giovannella Giorgetti, ci manda questa sua riflessione che io credo meriti attenzione. Sentite. Viola ha quasi 15 anni. L'abbiamo presa a 2 mesi, veniva da Agrigento e sembrava un'orsacchiotta morbida e pelosa. È diventata una bellissima cagnola con un muso splendido, ma un carattere ombroso, permaloso e schivo di chi si fida poco, visto che l'hanno scaraventata insieme alla cucciolata dentro un cassonetto ed è sopravvissuta sola insieme alla sorellina Lilla. Oggi è vecchia, magra. Un fegato massacrato per un'epatite fulminante e non si muove più bene. Le zampe posteriori sono quasi completamente bloccate a causa di un'artrite galoppante. L'iniezione mensile le giova un po', ma non è possibile una cura. Ha sopportato molto da giovane, un'operazione all'anca, dono del volo nel cassonetto e la dolorosa riabilitazione. Questo le ha permesso di arrivare alla sua età senza troppi problemi. Ma è diventata preoccupata, nervosa, sempre in allerta. Ora la vecchiaia non le perdona quel volo non voluto, quella cattiveria che è solo umana. Viola è la nostra vecchietta bisbetica e dolcissima. Arrabbiata della sua dipendenza da noi, per salire le scale o mettersi nella poltrona a lei dedicata, raccogliendo tra le mani le sue zampe scarnite. È grata di poter stare con noi al calduccio della stufa, o al fresco del ventilatore che lasciamo acceso per lei quando il caldo è eccessivo. Viola ci chiama con abbaiate diverse, per ogni urgenza, e ci guarda con grandi occhi che spiccano sul muso magro. Occhi dolci e un po' spauriti, di chi si adatta male all'avere bisogno di noi, a chiedere il nostro aiuto quando cade e non riesce ad alzarsi. Ma qualche sera si mette sul balconcino della cucina e abbaia, alla luna, ai fiori del giardino, alle lucciole, per dire che lei c'è, che la sua voce è sempre giovane e non è cambiata nonostante gli anni. E poi torna soddisfatta e si riaccoccola faticosamente sulla sua poltrona, sentendoci sempre vicini. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge intermittenti. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. E anche per quest'oggi abbiamo concluso, terminata questa puntata numero 77. Grazie a chi ci ha seguito in diretta, grazie a chi ci seguirà poi quando vuole, da dove vuole, e a voi tutti il più cordiale. Buona giornata.